perché poi quei giorni saranno analizzati Ci tante vuole volte. tempo per Esatto. ricostruirli. Quell'8 agosto che ha detto anche Conte ieri, in cui Salvini ha fatto la nota e ha detto la Lega esce dalla maggioranza. Voi vi aspettavate che Conte si dimettesse immediatamente? Ma uno dei temi Perché del. quello è il passaggio Ma centrale. uno dei. Allora. Conte aveva detto al Senato, nell'aula del Senato, il 24 luglio, quando aveva parlato di Russiagate al posto di Salvini, io tornerò in Parlamento qualora ci fosse. Già lì aveva allombrato, non aveva usato la parola crisi, ma qualora ci fosse una questione interna alla maggioranza, tornerò in Parlamento a riferire. E infatti noi. Da cronisti avevamo registrato questo passaggio che non era. Poi Lo aveva registrato anche Salvini, che si arrabbiò molto per quel passaggio, sì. ricordo, e pretese anche una rettifica che ci fu, una Quindi la interpretazione domanda da è: parte voi vi di Conte. aspettavate che la uscita della Lega dalla maggioranza avrebbe provocato Conte al Quirinale immediatamente o avevate messo in conto che lui andava davanti al Parlamento? Diciamo che speravamo che Conte mantenesse gli impegni che si era preso con la maggioranza, avendo qualche dubbio che lo facesse perché non l'ha fatto su delle altre cose, e sarebbe stato, come posso dire, strano che lo facesse su quello. Però è evidente che Conte aveva detto più di una volta che quella era un'esperienza particolare e quindi il crollo di quel governo avrebbe portato ad elezioni, l'ha detto più volte anche nel mese di giugno e di luglio all'interno della maggioranza giallorossa. È Giallo-verde. altrettanto giallo-verde. È altrettanto vero che l'abbiamo visto che ha, diciamo, un utilizzo abbastanza disinvolto di quelle che sono le posizioni politiche di quello che dice, e quindi evidentemente quella probabilmente è stata anche una mossa per cercare di tranquillizzare, sapendo che gli atteggiamenti, io non credo che Conte pensasse veramente che noi avremmo potuto accettare qualsiasi cosa senza reagire all'infinito. Quindi è evidente che c'era un'azione di quel tipo. Però torno a dire, la via, a mio avviso, a quel punto era obbligata. Il Chiaro. tema erano i tempi, Quello è se stato noi. Se un noi grande andavamo a errore, però. luglio, sicuramente Mattarella dava un mese e mezzo per fare un governo. Se andavamo dopo la chiusura, dopo aver portato a casa una serie, come posso dire, di misure che a noi. Però non c'erano alcuni alibi visti dal vostro punto di vista, si possono forse definire così, per se c'era la finestra aperta, diciamo, per tutti i tempi della manovra, Sì, no, ma dell'IVA, eccetera, diciamo che la c'erano manovra l'anno meno scorso previsioni. l'abbiamo portata di No, fatto a certo, però novembre, quindi il era un problema argomento che della manovra Mattarella è un aveva problema che speso. giornalisticamente è molto interessante, ma tecnicamente Certo, non era un no, ma problema. era politicamente anche un argomento nelle mani del capo dello Stato, sicuramente quello però è stato. Allora, però...